Dopo la mobilitazione di cittadini e sindaci chiamata da Domenico Finiguerra, il primo cittadino di Cassinetta di Lugagnano, in protesta contro le false speranze, a suo dire stimolate dalle continue dichiarazioni di Regione Lombardia per la riapertura del pronto soccorso notturno al Cantù, un'altra tegola sul futuro dell'ospedale di Abbiategrasso arriva dal Consiglio Comunale. Abbiategrasso non avrà neanche il punto di primo intervento che doveva essere operativo dal 27 luglio. Dalla documentazione disponibile emerge infatti che l'operatore che avrebbe dovuto erogare le prestazioni si è ritirato ed è quindi necessario indire una nuova manifestazione di interesse. Tutto da rifare, quindi i tempi si allungano, si parla come minimo del mese di ottobre, ma è più realistico pensare che il punto di primo intervento potrà aprire solo a partire dal 1° gennaio del 2023. Giovanni Maiorana della lista di opposizione Ricominciamo Insieme si chiede quindi se le condizioni della nuova manifestazione di interesse saranno le stesse, per quale motivo gli esiti dovrebbero essere diversi. Insomma, ad oggi abbiamo solo poche certezze, spiega Maiorana. Il punto di primo intervento non aprirà nei tempi promessi in campagna elettorale, non vi è alcuna certezza che questo aprirà in futuro e nessuna comunicazione è giunta dal sindaco per ora. Eppure in campagna elettorale, continua Maiorana, Nai aveva ribadito in tutti i modi la propria soddisfazione per il risultato ottenuto. Io credo che i cittadini abbiano il diritto di sapere quali sono le azioni concrete che l'amministrazione intende percorrere per mantenere ciò che è stato promesso. Il tempo dei silenzi assordanti è finito, conclude Maiorana. Intanto sul pronto soccorso del Cantù cala un'altra volta il sipario.